Buonasera, siamo al Piano Salvi di Ceggio, sta iniziando a piovere e sta piovendo sul bagnato, piove sul bagnato perché ennesimo derby, ennesima vittoria per 1-0 contro l'Olimpia Carcara, una partita difficilissima e ora si pensa alla Lazio. Mister Santini. Allora, oggi la Carcarese veramente ha fatto in modo che noi avessimo un bel banco di prova. Ci ha messo abbastanza in difficoltà. Diciamo che hanno fatto la differenza in campo molto il portiere, gli attaccanti, un po' tutti si sono dati ben da fare, però la Carcarese non è da sottovalutare mai e poi mai. La Lazio, signori, dicono che sia un altro pianeta, però come si dice, Davide contro Golia ha avuto la meglio. Davide, noi ci proviamo. Comunque oggi io devo fare un applauso ai miei ragazzi, sono stati eccezionali, non hanno mollato un momento, anche quelli che sono entrati dopo, carattere giusto, io quello che voglio dei ragazzi della squadra giovane, con 5-6 decani che sono veramente eccezionali, mi stanno facendo crescere questi ragazzi, abbiamo cercato questo progetto giovani ed è un progetto che, insomma, per ora facendo scaramanzia ci sta dando ragione. Nota di merito c'è da dire anche per Pasculli, che è un ragazzo recuperato, è un ragazzo anche del paese. Sono contento anche di questo, veramente, perché per me è una soddisfazione far giocare quelli di Cengio a Cengio. È chiaro che Pasculli ha ancora un po' da sgrossarsi, però si è visto oggi in campo, un tempo il piede è sempre quello e ci sarà sicuramente d'aiuto da qui fino alla fine del campionato. Io comunque voglio dire solo una cosa, sono fiero di questi ragazzi perché sono costanti agli allenamenti, vengono, si impegnano, si danno da fare. Sono eccezionali, oggi in campo hanno comandato loro e la differenza l'hanno fatta loro. Quindi, sotto con la Lazio? Sì, adesso arriviamo contro la Lazio di Ser Vincenzi a pari punti, una piccola squadretta di provincia che si scontra con questi titani. Chissà, noi li aspettiamo nel nostro campo, la palla è rotonda e basterebbe anche solo fargli un gol per il nostro morale.